Papà, se non la finisci con le tue paranoie, non ti faccio più vedere i nostri figli. Con queste parole, Alfonso Cajazzo ha cercato di dissuadere il padre Raffaele, che la sera prima aveva continuato a insinuare la falsità dell'esistenza di una relazione sentimentale segreta tra la moglie Maria Brigida Pesacane e Luigi Cammisa, marito dell'altra figlia di Raffaele, Anna. Ma la sua convinzione che la nuora e il genero tradissero i suoi figli era troppo forte per essere placata, anche dopo la minaccia di non vedere più i nipoti di 2 e 4 anni. La mattina dopo, all'alba, Raffaele Cajazzo, disoccupato con precedenti penali per droga risalenti a quando era minorenne, si sveglia e decide che è tempo di porre fine a questa storia. Scende al piano di sotto con una pistola che si era procurato qualche giorno prima e alle 6:30 uccide con 7 colpi Luigi Cammisa, operaio edile e padre di 2 bambini di 2 e 7 anni, che viene ammazzato appena esce di casa a Sant'Antimo e raggiunge l'angolo con una piazzetta. Un suo collega lo stava aspettando per andare insieme al lavoro. Ha sentito i colpi di pistola, si è girato e lo ha trovato a terra coperto di sangue. Cajazzo gli è passato accanto e lo ha minacciato con la pistola, dicendogli di farsi gli affari suoi. Poi, alle 6:51, l'assassino va all'appartamento del figlio Alfonso, lì vicino, e trova la nuora Maria Brigida Pesacane e i nipoti che dormono ancora nella loro stanza. Si sveglieranno, dopo poco, sotto shock, al suono dei 5 spari che nel bagno accanto uccidono la madre di 24 anni. Alle 6:54, 3 minuti dopo, la telecamera di una gioielleria riprende l'omicida che esce dall'edificio con una pistola in mano. Cajazzo si reca al mercato e acquista nuovi abiti per camuffarsi, si cambia e per diverse ore fa in modo di non essere rintracciato. Poi, dopo che la procura di Napoli Nord diffonde la sua foto ai media locali, si sente accerchiato e si consegna al commissariato di Gricignano d'Aversa per essere poi trasferito in quello di Giugliano. Durante l'interrogatorio Raffaele Cajazzo racconta: «Io so che quei due avevano un rapporto anche se la mia famiglia non mi ha mai voluto dare ascolto. Eppure io ho visto Luigi salire a casa di Maria Brigida 3 volte». Questa ossessione portò la moglie Amelia e i figli Alfonso e Anna a sospettare che lui si fosse invaghito di Maria Brigida, così tanto da arrivare ad avere atteggiamenti da stalker e possessivi nei suoi confronti. Il suocero assassino ammette di aver ucciso il genero, ma dice di non ricordare cosa sia accaduto dopo il primo omicidio. «Se voi dite che l'ho fatto, allora sarà così. Avrò ucciso anche lei, ma io non me lo ricordo. Non so nemmeno dove sta la pistola, mi sarà caduta di mano». Si tratta di un doppio omicidio di estrema brutalità. Raffaele Cajazzo, subito dopo essere stato arrestato, minaccia di uccidersi non appena trovata la possibilità. Dopo 3 ore e mezza di interrogatorio alla presenza dell'avvocato difensore Luigi Ciocio, Cajazzo è stato portato nel carcere di Poggioreale e accusato di duplice omicidio volontario e detenzione e porto d'arma abusivi. Secondo il GIP Simone Farina, che convaliderà l'arresto, Cajazzo ha agito in maniera lucida e spietata, accecato dall'assurda convinzione della relazione tra sua nuora e suo genero. Nel frattempo decine di persone si sono riversate per le strade di Sant'Antimo tra le grida di disperazione dei parenti e degli amici delle vittime e la rabbia di chi, come Alfonso Cajazzo, la sera prima aveva cercato di convincere il padre ma non poteva immaginare questa tragica fine. «Me l'ha uccisa!» grida piangendo accanto al corpo della moglie Maria Brigida, prima di dare un pugno a un muro così forte da fratturarsi la mano destra. La città di Sant'Antimo si riempie di dolore, proprio nello stesso giorno in cui era stata programmata la fiaccolata contro i femminicidi e in ricordo di Giulia Tramontano, uccisa a Senago dal compagno. L'amore tra Alfonso e Brigida è stato distrutto dalla follia del suocero. Da questo amore erano nati 2 figli, un maschio e una femmina. Un amore di cui restano soltanto i ricordi su Facebook, dove Maria Brigida pubblicava spesso fotografie con Alfonso con dichiarazioni d'amore per lui e per i figli.
Anche l'amore tra Anna e Luigi aveva portato alla nascita di due bambini, due maschi. Nulla poteva far presagire una tragedia così assurda. Nonostante si fosse discusso sull'idea di Raffaele, diventata poi ossessione di una presunta relazione extraconiugale tra nuora e genero.